Buonasera, siamo arrivati alla festa di Pasqua, quindi alla conclusione di tutto il viaggio quaresimale del Triduo Sacro. Io vorrei commentare questa sera con voi, commentare, così dire qualche idea, ecco, più che altro commento una cosa un po' più seria di quello che faccio io. Vorrei commentare l'Evangelo che leggeremo durante la veglia di Pasqua, che è un Vangelo preso dal capitolo 16 del Vangelo di Marco, il capitolo finale del Vangelo di Marco, dal versetto 1 al versetto 8. Qui nel Vangelo che io ho in mano è intitolato La Resurrezione. In realtà non è proprio che tratti la resurrezione Marco. Marco più che altro parla della reazione di tre donne che vanno alla tomba di Gesù e la trovano vuota. Comunque leggiamolo insieme. Poi proveremo a fare qualche commento proprio estemporaneo qua e là, l'ho detto, noi non mi piace fare commenti esegetici, stare lì a analizzare le paroline, quella roba lì, non è il mio campo. Anche se va fatto ed è un lavoro serio, ecco, che apre delle prospettive anche. Comunque, cominciamo a leggerlo insieme almeno questo Vangelo. Trascorso il sabato, Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono gli aromi per andare ad imbalsamare Gesù. Assai presto, nel primo giorno della settimana, vennero al sepolcro appena spuntò il sole. Intanto si andavano dicendo tra loro: chi ci farà rotolare la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzato lo sguardo, però, osservarono che la pietra era stata rotolata, benché fosse molto grande. Entrate allora nel sepolcro, videro un giovane che se ne stava seduto a destra, rivestito di una veste bianca, e si spaventarono. Ma egli disse loro: non vi spaventate. Voi cercate Gesù il Nazareno che è stato crocifisso, è risorto, non è qui. Ecco il luogo dove lo avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro, e vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto. Quelle però, uscite dal sepolcro, fuggirono, prese da tremore e da stupore, e non dissero nulla a nessuno perché avevano paura. Allora, dicevo prima che più che un racconto della risurrezione, questo è un racconto dopo la risurrezione, della visita e della reazione di tre donne, che sono Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e Salome, che vanno nel mattino dopo il sabato, hanno comprato gli aromi, eccetera, eccetera, per imbalsamare il corpo di Gesù. È un po', viene in mente un po' alcune nostre devozioni, che sono, o alcuni modi anche di accostare la parola di Dio, il Signore, che sono un po' la devozione al caro estinto, l'eratan bun, l'eratan brau, arda, lialon, che l'era. E riferito così alla parola di Dio, Gesù, così dice: che bello, guarda qui, i miracoli, la cosa. Poi di fatto è una parola che resta lì, come morta. La imbalsami, la metti lì, la contempli, dici: bella, mi piace. La devozione del caro estinto. Gesù che è morto, però ha fatto dei begli insegnamenti e così. Non è qualcosa di vivo. Difatti vanno lì e cercano un morto. Beh, è morto Gesù, cercano un morto. Il loro problema è: come facciamo a rovesciare la pietra che hanno messo davanti al sepolcro, che è una pietra grossa. Questa pietra qui è un simbolo particolare. È il simbolo di tutte quelle cose che separano la morte dalla vita. Di tutto quel modo di ragionare, di vivere, che fa della morte una cosa definitiva, che ti fa vivere da morto. La brama, io mi viene in mente l'ingordigia, no? L'ingordigia che ti fa amare le cose morte, perché solo le cose morte le puoi possedere. Le cose vive non puoi possederle, se ne vanno, fanno la loro vita. Le cose morte tu le puoi prendere, accumulare, mettere lì. Ami le persone come cose morte, perché le possiedi. E tutta questa cosa di così è l'ingiustizia, è l'esclusione, è questa pietra è tutto quello che venera la morte e ti rinchiude in una tomba, ti rinchiude nella non vita. E le donne hanno un problema, è pesante questa pietra. Non è che è una pietra così, che è una pietruzza, una
cosina che la vai là e la sposti. È qualcosa che le donne si chiedono: come facciamo a spostarla? Pesa, ce la faremo? Che è la domanda che ci facciamo tutti di fronte a queste cose, di fronte all'ingiustizia. Di fronte all'ingiustizia perpetrata soprattutto credendo di far bene, nella certezza di essere nel giusto. La discriminazione, la menzogna, il possesso, l'accumulo, come fai a vincerle? Che sono il modo con cui vive, con cui si vive normalmente. La separazione dai fratelli, questa pietra che ti separa, ti chiude nel tuo sepolcro, nel tuo pezzettino. Come facciamo a tirarla giù? E c'è una conclusione di Marco, dice: la pietra è già stata rotolata. Il dominio dell'impero è finito. Con la resurrezione di Gesù è un'altra storia. Non che non ci sono più quelle cose lì, sia ben chiaro, ma non sono più le cose vincenti. Se vivi in quel modo lì, sei già perdente in partenza. Sei vecchio, superato. Il regno è arrivato, Gesù è risorto, la vita nuova c'è ed è a tua disposizione, se decidi di vivere la vita vecchia. Se decidi di vivere secondo quelle regole dell'impero, secondo le regole del potere, a questo punto qui la pietra rimane tale e quale e tu sei chiuso dentro. Per vedere la chiesa, devi andare alla tomba di Gesù, devi andare ad affrontare la contraddizione, affrontare il problema della morte, il problema della debolezza. Queste donne vanno lì, vedono la pietra ribaltata e fanno una cosa, entrano nel sepolcro. Nel sepolcro cosa pensi di trovare? Morto, mi sembra logico. I morti dove stanno? Nel sepolcro. Gesù è morto, giusto? Sta nel sepolcro. Problema non c'è. Non c'è. Cercavano un morto, trovano un vivo. Uno che gli dice: non abbiate paura, perché insomma, minimo di paura lo provo. Non abbiate paura. Gesù è risorto. Anzi, andate a dire ai suoi amici di andare in Galilea, perché là lo incontrano. Ora, la Galilea è dove è tutto cominciato. Se volete, il Vangelo di Marco finisce in un modo strano, perché in sé per sé dovrebbe finire al versetto 8 di questo capitolo, il resto è un'aggiunta successiva. Il versetto 8 in greco finisce con una parola che è infatti, poiché. Ora, voi mi capite che non si può finire una frase con poiché o infatti. Che senso ha? È che Marco dice questa cosa qui, di tornare in Galilea. Il Vangelo non finisce qua. Il Vangelo dice, vuoi capire come è risorto Gesù e chi è Gesù risorto? Lo vuoi incontrare, perché il problema di Marco non è di raccontarti che Gesù è risorto, difatti non lo racconta. È di darti la strada per incontrarlo, questo risorto, per incontrarlo tu personalmente, la tua comunità, per viverla tu la risurrezione. Non per vivere un ricordo, il caro estinto, come dicevamo prima. E Marco ti dice: vuoi incontrare Gesù? Torna all'inizio del Vangelo. L'hai percorso fin qui? Hai scoperto che quest'uomo qui così è un uomo, una cosa particolare, adesso è risorto, vuoi incontrarlo, vuoi risorgere anche tu con lui? Torna all'inizio del Vangelo. Riprendi in mano il libro, torna a leggerlo. E torna a leggerlo e trovi che tutte quelle parole che quest'uomo dice, tutto quello che lui fa, è rivolto a te. Le parole di Gesù del Vangelo sono rivolte a te e alla tua comunità. Non sono parole generiche. Non sono pii consigli.
sono una strada che è tua, che tu devi percorrere. E tu la percorri leggendo. Marco presenta la risurrezione come un incontro con la parola. Con una parola che è anche sconvolgente, che non è una parola acquiescente, acquietante, così consolante, dove tutti ci vogliamo bene, ci abbracciamo. No, no, no. È una parola anche provocante, è una parola dura. La parola della risurrezione non è una parola facile. Noi l'abbiamo resa facile, ma non è una parola facile. Noi l'abbiamo resa banale più che facile. Questa è la verità. Allora non ci sconvolge niente. Siamo abituati a tutto. Ma la parola della risurrezione è una parola che sconvolge. La conclusione delle donne che scappano e non dicono niente a nessuno. Qualche commentatore dice già è un miracolo che le donne tacessero, ma il fatto che è logico. Sono state scioccate da un cambiamento che riguarda una delle cose più certe e sicure della vita, che è la morte. La morte è stata sconvolta. Loro sono andati a un sepolcro per trovare un morto, c'è uno che dice che è vivo, che è risorto, non che hanno rianimato un cadavere e quindi morirà un'altra volta, ma che Gesù è passato un piano di esistenza diverso, a un'altra vita. Essere sconvolti mi sembra il minimo. Avere paura, essere sconvolti, e difatti non vanno a dirlo, non lo dicono a nessuno. E gli apostoli per 3 volte non crederanno nel Vangelo di Marco all'annuncio della risurrezione. Fino a che Gesù non appare lui a dire adesso vediamo di smetterla, io sono risorto e forse bisogna fare qualche ragionamento diverso. Ma non è una cosa così. Noi l'abbiamo resa una cosa banale. Come abbiamo reso banale il Natale, come abbiamo reso banale l'Eucaristia. L'abbiamo resa banale con l'abitudine, col non pensarci, con lo svuotarla di significato. Ma se noi gli diamo il significato alla risurrezione di questo ribaltamento della pietra, di questa vita nuova, di questa sconfitta dell'impero, di questa possibilità di vivere davvero un cambiamento profondo, ma non un cambiamento soltanto interiore, pieno di buoni sentimenti e di belle parole, ma un cambiamento nella vita, nei rapporti economici, nei rapporti sociali, un cambiamento di ricerca della giustizia, sapendo che è la cosa vera, che Gesù ha vinto e che la pietra è stata ribaltata. E che se tu vivi come se fossi ancora nella tomba e sepolto, tu sei già morto. Sei già morto, escluso, sei fuori dalla storia. Ecco, io vorrei che ci pensassimo su bene in questa Pasqua di risurrezione. A cos'è la risurrezione? Non è soltanto un pio sentimento che ti fa dire oh che bello, ci sono le gemme dell'ulivo. Tutto rinasce, c'è il coniglietto pasquale che gira in giro per i prati a seminare le uova. Come facciano i conigli a seminare le uova? Non lo so, però il coniglietto pasquale lo fa. Non è quella roba lì. La Pasqua è Gesù che ti dice guarda che è cominciata la cosa nuova. Guarda che quella pietra è stata ribaltata. Guarda che la logica dell'impero è sconfitta. Il possesso, la ricchezza, il potere, il dominio dell'uomo sull'uomo, la menzogna, l'accumulo, sono passati, non funzionano più. Se vivi secondo in quel modo lì così, tu perpetui un modo di vivere che è già morto. Perché io sono risorto. E il regno è in mezzo a voi. Vai in Galilea e impara a vivere con me. Prendi in mano il Vangelo e ripercorri i passi che io ho percorso. Questo ti dice il Signore. E risorgi con me. Ecco, io vorrei che ci pensassimo su bene. Non voglio dilungarmi, mi fermo qua. Pensiamoci su bene. Questo è il senso della Pasqua. È qualcosa di nuovo, ma di concreto, di tangibile. Di vero, non è un pio sentimento, è un cambiamento dei rapporti, è l'idea che l'economia possa essere diversa e accogliente, è l'idea che se adesso c'è un allarme, una,
un'emergenza per la casa, forse casa mia devo gestirla diversamente. Ma non solo perché c'è un'emergenza, ma perché chi ha bisogno è un fratello, te non puoi mica girargli le spalle, perché è finito quel tempo lì. Vuoi risorgere? Quella è la strada. Cammina con Gesù, dal capitolo 1 di Marco fino al capitolo 16, e vedi cosa ti dice, e vedi la vita che ti propone nel concreto del quotidiano. Pensiamoci a questa risurrezione quotidiana, a questo cambiamento profondo della vita concreta, del nostro modo di trattare i soldi, di riverire il potere o meno, di essere liberi, di vivere secondo coscienza. Pensiamoci insieme, come singoli, ma soprattutto pensiamoci anche come comunità. Pensiamo a come educhiamo i nostri figli. Se siamo sulla linea della risurrezione o se siamo sulla linea della pietra del sepolcro. Pensiamoci, io intanto questa sera vi auguro buona Pasqua in anticipo, buona risurrezione. E come le donne dobbiamo avere il coraggio di entrare nel sepolcro per incontrare questo personaggio che ci dice: guarda che non è qua, vai a cercarlo dov'è. E anche noi incominciamo il nostro viaggio in Galilea. Buona Pasqua!